Questa è una delle domande più gettonate dell'ultimo periodo. Mauro, come faccio a capire quali sono i miei punti di forza? Scoprire i propri punti di forza è fondamentale se vuoi ottenere grandi risultati o se vuoi diventare un numero uno nel tuo settore. Ma come si fa? Come si scoprono dove stanno scritti i nostri punti di forza? Benvenuti in Bene di Coaching! Io sono Mauro e sono un mental coach. E come vedi, questi video sono una community di crescita personale. La mia particolare motivazione è quella di aiutarti a migliorare la qualità della tua vita e la qualità dei tuoi risultati. Tu puoi contribuire a questa community condividendo i video, mettendo mi piace, iscrivendoti al canale e soprattutto commentando. Scrivi domande nei commenti, scrivi cosa pensi, io risponderò a qualsiasi cosa venga scritta nei commenti. In questo video in particolare ti svelerò come fare per scoprire i tuoi punti di forza, quelli che possono renderti speciale. Per iniziare dobbiamo definire, perché la maggior parte delle persone vuole migliorare un argomento senza aver capito davvero cosa sia quell'argomento, senza aver capito la definizione. I punti di forza sono delle abilità e delle caratteristiche che abbiamo sviluppato, non ci nasciamo, che ci riescono particolarmente facile, in maniera naturale, che ci emozionano. Quelli sono i punti di forza. Ogni persona ha dei punti di forza. Ogni persona su questa faccia della terra ha i suoi punti di forza, indifferentemente dall'età, dal sesso, dal luogo di nascita, dal livello culturale, dal livello di istruzione, dal livello sociale, se è straniero, se è italiano, se è belga, cinese, tutti e 7 miliardi hanno i loro punti di forza, tutti quanti, anche tu che stai guardando il mio video. La prima sfida è scovare i propri punti di forza e la seconda sfida, quella davvero davvero importante, è prendere i propri punti di forza, allenarli tanto finché non diventano speciali. Questa è la caratteristica dei campioni. I campioni non sanno fare tutto, ma quello che sanno fare lo fanno a un livello straordinario. Straordinario. Quindi il primo passo, la prima sfida, è scovare i propri punti di forza. Il secondo passo, o la seconda sfida, è prendere i propri punti di forza e renderli speciali. Ma andiamo a vedere come si fa a scovare i propri punti di forza. Esistono dei test psicoattitudinali, ma non mi fanno impazzire. Io ne ho fatti vari, anche un po' per divertimento, anche un po' per sperimentazione. È capitato pure che due test, fatti uno dopo l'altro, portavano a due personalità diverse. Come se avessi due tipologie di punti di forza completamente diversi. Caspita, aiuto, ho doppie personalità. Sono malato! Al di là delle stupidaggini e degli scherzi, i test psicoattitudinali spessissimo, ovviamente, si basano su medie statistiche. Ma ogni singola persona su questa faccia della terra è unica. Non esistono due persone uguali, non esistono due DNA uguali. Questi test possono dare solo delle piccole indicazioni di percorso, potrebbero indicare una strada, ma a me non sono mai davvero davvero piaciuti. Poi inoltre dipende anche da chi ti propone il test, perché chi propone il test influenza la persona che viene testata. Per quanto voglia rimanere neutro, lo influenza, perché in ogni interazione essere umano, c'è un'influenza e c'è un'interazione. Quindi questi test non mi piacciono. Ma andiamo a vedere dei consigli pratici, semplici, applicabili da tutti per scovare i propri punti di forza. Il primo consiglio è: mettiti alla ricerca. Sì, la maggior parte delle persone non conosce i propri punti di forza perché non li cerca. Non si mette davvero alla ricerca dei propri punti di forza. Non si mette davvero a analizzare le cose che gli riescono facili, gli riescono naturali. Senza cercare qualcosa non la potrai mai trovare. Io come mental coach sono bravo a vedere i punti di forza nei miei allievi. Un po' meno su di me perché è un po' più complicato. Però spesso mi capita di vedere dei punti di forza nei miei allievi, faglieli vedere e poi lavorare con loro affinché quei punti di forza diventino speciali. Ovviamente su di me ci ho lavorato tanto e anch'io lavoro tanto sui miei punti di forza. Uno dei miei punti di forza è capire subito qual è il percorso di crescita del mio allievo, della persona che ho di fronte. È una cosa che mi riesce facile, naturale e l'alleno quotidianamente per diventare speciale. Lo puoi fare anche tu con i tuoi punti di forza. Secondo consiglio, prendi carta e penna e scrivi quello che ti riesce facile, quello che ti riesce naturale, o quelle azioni o quelle cose che mentre le fai ti emozionano o ti eccitano addirittura.
Se qualcosa che riesci a fare bene, in maniera naturale e ti eccita, bingo, è un punto di forza. Scrivi tutto, scrivi qualsiasi cosa. 3. Accetta i feedback di altre persone. Spesso capita che una persona dice a un'altra: bravo, ma come fai a fare questa cosa? Ti riesce facile, ma sembra quasi come se ti riuscisse in maniera naturale. E l'altra persona dice: no, ma dai, ma non è così, ma no, ma mica lo so fare così bene. Questo si chiama modestia ed è un killer del successo. Accetta il feedback dell'altra persona e valuta in maniera onesta e umile, umile sì, modesto mai, quindi onesta e umile, se quel feedback è davvero valido e se quella peculiarità che hai o quella cosa che ti riesce facile la puoi inserire in quella lista che stai facendo. 4 consiglio, prenditi riferimenti positivi. Riesci a fare una cosa che è andata bene? Scrivila in quella lista. 5° consiglio, fermati, analizza tutta la lista e vai a cercare quelle cose che riesci a fare bene, ti riescono facile, le fai in maniera naturale e quando le fai ti provocano anche un'emozione o ti eccitano. Quando trovi questo insieme di caratteristiche, hai trovato i punti di forza. E quando hai trovato i punti di forza, il mio consiglio da mental coach è: lavora sopra questi punti di forza e rendili speciali. Concentra una buona parte del tuo allenamento, non solo sportivo, anche personale, per rendere speciali i tuoi punti di forza. Quello ti permetterà di diventare una persona che otterrà grandi risultati o potresti addirittura diventare un numero uno del tuo settore personale. Mi auguro che questo video sia stato una corretta risposta a tutte le persone che mi hanno chiesto come faccio a scovare i miei punti di forza. Tu se hai delle domande da farmi o delle considerazioni, scrivile nei commenti. Mi auguro che questo video ti sia piaciuto e metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e se non l'hai fatto ancora iscriviti al canale. Io da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!